Carissimi amici di Milano Elettron TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Fisco e Famiglia. In questa puntata faremo una panoramica sugli aiuti più importanti che sono stati messi in campo dal governo per fronteggiare questa emergenza sanitaria che ha comportato anche una vera e propria emergenza economica. Parleremo del decreto legge Cura Italia numero 18 del 2020, che contiene le misure economiche destinate a famiglie, imprese, ma anche lavoratori per fronteggiare appunto questa emergenza che sta interessando tutto il territorio nazionale, ma anche tutto il mondo a causa del Covid-19, e raccoglie diverse disposizioni che sono state attuate appunto per consentire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e anche per contenere la diffusione del virus, ma anche per sostenere le famiglie in questo momento di vera e propria crisi economica. Vedremo prima gli aiuti per le famiglie e poi vedremo che cosa è stato fatto anche per tutte le imprese. Per prima cosa, un provvedimento per i cittadini riguarda le multe, perché in considerazione dell'evolversi della situazione sanitaria e il carattere particolarmente diffusivo di questa pandemia, con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie che sono state previste dalla vigente normativa, volte appunto a contenere il diffondersi del virus in via del tutto eccezionale e soprattutto transitoria, il pagamento delle multe stradali, quindi quelle derivanti dalla violazione del codice della strada, dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020, sono ridotte del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione della violazione. Quindi tutti i contribuenti, al posto del termine ordinario di 5 giorni, avranno decisamente più tempo per effettuare questo pagamento, pagamento in misura agevolata di questa contravvenzione, ma soltanto ed esclusivamente per la violazione del codice della strada. Invece, per quanto riguarda l'assicurazione auto, sicuramente sapete che in base a quanto disposto dalla normativa in materia di assicurazione, quindi il decreto legislativo 209 del 2005, il contratto di assicurazione obbligatoria per quanto riguarda la responsabilità civile che è derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sapete, ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovata. Però è risaputo che la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni e a mantenere operante la garanzia della polizza per 15 giorni successivi alla scadenza del contratto. Invece, il decreto-legge Cura Italia fino al 31 luglio del 2020 prolunga questo termine di 15 giorni, entro cui ovviamente l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operando questa garanzia prestata con il contratto assicurativo, e vengono garantiti ulteriori, quindi altri 15 giorni di assicurazione. Quindi fino al 31 luglio di quest'anno tutte le polizze saranno valide un mese oltre la scadenza. Poi il governo è intervenuto anche per quanto riguarda la revisione delle auto. Infatti, in questo momento difficile che il nostro paese sta attraversando, il decreto-legge Cura Italia non ha dimenticato neppure la revisione dei veicoli e, in considerazione dello stato appunto di emergenza nazionale e anche delle limitazioni sugli spostamenti, tutti i veicoli che hanno una scadenza della revisione, quindi che si devono sottoporre appunto a revisione entro il 31 luglio del 2020, sono autorizzate alla circolazione fino al 31 di ottobre del 2020. Poi, per quanto riguarda tutti i documenti di identità, il decreto Cura Italia ha stabilito che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità che sono rilasciati da amministrazioni pubbliche che abbiano una scadenza nel periodo compreso dopo il 17 marzo di quest'anno avranno validità fino al 31 di agosto del 2020. Però c'è da precisare che questa proroga della validità dei documenti non riguarda assolutamente quelli che sono validi a fini per l'espatrio, e quindi per questi documenti di identità validi per l'espatrio resta fissata la scadenza che è indicata nel documento. Poi ci sono importanti novità per quanto riguarda i famosi congedi parentali. In effetti si tratta di un congedo straordinario che consente
a uno dei genitori lavoratori di restare con i figli minori di 12 anni, quindi rimasti a casa dopo la decisione di chiudere tutte le scuole. Questa indennità sarà massimo di 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà, non contemporaneamente, sarà pari al 50% della retribuzione. Una cosa molto importante che ovviamente volevo evidenziare a tale proposito è che non è prevista nessun limite di età in caso di figli disabili. Inoltre è stato anche riconosciuto un congedo speciale ma non retribuito per tutti quei dipendenti con dei figli di età comprese tra i 12 e i 16 anni. Poi nel caso di famiglie monogenitoriali, all'unico genitore che è presente nel nucleo familiare viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di 15 giorni. L'altro riguarda quando uno dei genitori è un medico oppure un infermiere, in modo da permettere all'altro genitore di avere più giorni a disposizione. Poi sono stati previsti anche dei voucher babysitter. Ecco, in molti sanno che l'alternativa al congedo è appunto la fruizione di un bonus pari a 600 euro al mese per pagare la babysitter, ovviamente che siano regolarmente assunte presso l'INPS, con la formula del libretto di famiglia. A poterlo chiedere saranno quindi tutti i genitori di bambini con meno di 12 anni che sono rimasti a casa, ovviamente per la chiusura delle scuole, e nel caso in cui siano entrambi lavoratori. Inoltre questa cifra del buono potrà arrivare fino addirittura a 1000 euro nel caso di famiglie monogenitoriali in cui l'unico genitore appartiene alle categorie del personale sanitario oppure tecnico oppure dei ricercatori presso centri di istituti di ricerca che sono impegnati a contrastare il diffondersi del Covid-19. Poi, come ha spiegato recentemente anche la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, questo gesto potrebbe rappresentare una sorta di segno di gratitudine per il grande lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di situazione di emergenza. Poi nel decreto Cura Italia ci sono anche degli aiuti per quanto riguarda gli anziani, ma anche i disabili. A questo proposito il famoso voucher babysitter di cui abbiamo parlato potrà essere affiancato anche dal voucher caregiver del valore di 500 euro per le badanti che assistono anziani che non sono autosufficienti, ma solo se queste persone di giorno erano assistite da strutture pubbliche che proprio a causa dell'emergenza sanitaria sono state momentaneamente chiuse. Inoltre il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro, parliamo di lavoro domestico, sono stati sospesi fino al 31 maggio 2020 e le operazioni poi saranno effettuate entro il 10 giugno senza l'applicazione di sanzioni e di interessi. Inoltre il personale che assiste persone disabili potrà chiedere fino al 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi e i permessi che sono previsti dalla legge 104, la famosa legge 104, potranno essere aumentati da 3 fino a 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile di quest'anno. Altro provvedimento molto importante è quello che riguarda la sospensione dei mutui prima casa e che infatti per le famiglie in difficoltà in questo periodo sarà più facile accedere al famoso fondo Gasparini che riguarda appunto la possibilità di sospendere le rate del mutuo, ovviamente parliamo di mutuo di prima casa, fino a 18 mesi. Ecco, questo è un provvedimento molto importante. Si tratta in effetti di un fondo che è stato istituito per offrire un aiuto a tutte le famiglie che ovviamente si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita di lavoro oppure dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o addirittura in caso di morte di un componente del nucleo familiare. Per ottenere la sospensione delle rate del mutuo bisognerà dimostrare all'istituto di credito la cessazione del lavoro subordinato, del lavoro dipendente, oppure la cassa integrazione superiore a 30 giorni, oppure la cessazione del lavoro parasubordinato, oppure di rappresentanza commerciale, oppure di agenzia. O addirittura, per quanto riguarda tutti i lavoratori autonomi, sarà possibile dimostrare la riduzione del fatturato
di oltre il 33% a partire dal 21 di febbraio. Non sarà invece necessario presentare la famosa attestazione ISEE in nessuno di questi casi. Ecco, questa è una cosa di cui si era molto parlato, se bisognava o meno presentare l'attestazione ISEE. Ecco, nel decreto è stato deciso che non è necessaria la presentazione dell'attestazione ISEE. A questo proposito, e per questo provvedimento, il governo ha stimato il coinvolgimento anche di circa 230.000 lavoratori autonomi. Poi ancora una misura molto importante è quella che riguarda le lezioni online. Infatti, proprio per consentire a tutti di fare lezioni online e quindi di mantenere un livello di istruzione ottimale,
C1, categoria catastale C1, quindi sono i negozi e le botteghe. Mentre il credito d'imposta non si applica a tutte le attività che sono elencate nel decreto 11 del 2020, quindi per poter godere di questa compensazione è necessario riportare sul classico modello di pagamento F24 nella sezione erario e nella colonna importi a credito compensati il codice tributo 6914, il periodo di riferimento ovviamente è quello di marzo 2020, tra l'altro sicuramente sarà confermata anche per quanto riguarda il mese di aprile e probabilmente anche per maggio. Poi, tra le altre misure, a favore ovviamente dei titolari di imprese, il governo con il decreto Cura Italia ha stabilito per il mese di marzo un bonus di 600 euro, lo sapete benissimo, per quanto riguarda tutti i titolari di partita IVA e quindi tutti i lavoratori autonomi e poi tutti quei professionisti senza cassa e che siano iscritti o eventualmente alle casse private e per questi ultimi solo se a basso reddito che abbiano comunque subito una riduzione o addirittura la cessazione della propria attività appunto a causa dell'emergenza coronavirus in seguito alle disposizioni sulle restrizioni per contenere la diffusione di questa pandemia. Ricordiamo che ci sarà ad aprile un nuovo decreto che stabilirà due altre tranche probabilmente di 800 euro per aprile e per il mese di maggio. Ecco, le domande possono essere inoltrate, già sono state inoltrate parecchi, circa 4 milioni fino ad oggi dal 1 di aprile per tutti i professionisti anche alle casse di previdenza private professionale e l'INPS ha spiegato che è possibile richiedere il bonus di 600 euro anche attraverso un
erogare i prestiti appunto senza attendere il via libera del fondo di garanzia. Bene, per il momento è tutto, noi torneremo ad aggiornarvi sulle ulteriori novità, sulle nuove norme, su tutto quello che riguarda gli aspetti economici, finanziari e anche fiscali collegati appunto a questa emergenza sanitaria. Ricordiamo ai nostri amici a casa che ci seguono che possono inviarci quesiti e richiedere informazioni, possono scriverci alla nostra mail fisco e famiglia@milano.tv e noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, arrivederci.